Salvo colpi di scena sarà dunque Nicola Legrottagli ad allenare il Pescara fino alla trasferta di sabato a Udine contro il Pordenone, secondo della classe. Nel frattempo saranno giornate di riflessione per il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Dopo le dimissioni presentate ieri da Luciano Zauri, una decisione definitiva sul nuovo allenatore del Pescara non è stata ancora presa e quasi certamente non sarà presa fino all'inizio della prossima settimana. Da quanto si apprende, l'orientamento del management biancazzurro è quello sì di guadagnare tempo in attesa del nome giusto, ma anche di valutare la risposta del gruppo con Legrottagli. Dunque è tutt'altro da escludere che l'ex difensore di Chievo, Juventus e Catania possa essere effettivamente il sostituto di Zauri, se ci saranno segnali nel corso di questa settimana corredati da una prestazione convincente sabato. Proprio Nicola Legrottagli aveva preso il posto di Luciano Zauri nella primavera del Pescara la scorsa estate. Alla fine del girone d'andata la primavera è terz'ultima, a più 4 sulla zona retrocessione e a 2 punti dalla salvezza diretta. Risultato non trascurabile per essere uno dei due club, assieme al Chievo, la cui prima squadra è in Serie B e togliendosi anche lo sfizio di battere la Juventus. Primavera per ora affidata al responsabile tecnico delle giovanili, Di Battista. Da ieri Legrottagli è al lavoro col suo staff, il vice Andrea Sassarini, il preparatore atletico Sebastiano Costantini, restano il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani e il match analyst Diego Labricciosa. Con Zauri escono di scena il vice Davide Ruscitti, il collaboratore tecnico Paolo Birra, il preparatore atletico Ermanno Ciotti. In caso la società decidesse di non proseguire con Legrottagli in panchina, due sono le soluzioni principali: Luigi Di Biagio e Giuseppe Pillon. Di Biagio ha fatto un lungo percorso nella federazione, CT di Under 20, Under 21, fino all'interim pre-Mancini nella nazionale maggiore. Attende l'opportunità di un club e la vicinanza col presidente onorario Marinelli, dirigente accompagnatore dell'Under 21, può essere decisiva. Resta da vedere se Di Biagio approverà le condizioni contrattuali e di organico e se si è disposto ad accettare una sfida non semplice. Beppi Pillon, per lui sarebbe un ritorno, invece ha una carta importante nella stima e nel legame con Giorgio Repetto, conosce bene città e piazza ed è abituato a lavorare subentrando in corsa. Bisogna valutare se siano rimaste piccole scorie con la parte del gruppo che si ritroverebbe ad allenare a distanza di 8 mesi. Sembrano marginali le soluzioni Stellone, Marino e Colantuono. Mentre le attenzioni sono tutte dedicate alla svolta sulla panchina, i dirigenti biancazzurri devono concentrarsi anche sul mercato, visto che a 10 giorni dalla chiusura non si registrano ancora movimenti in entrata, mentre l'opera di sfoltimento, comunque necessaria, è già a buon punto dopo le partenze di Celli, Vitturini e, nelle ultime ore, di Cisco al Novara, Brunori alla Juventus Under 23 e Ingelson, che piace al Livorno. Sul fronte centravanti il Pescara cerca l'intesa con il Perugia per Melchiorri e non è da escludere, benché Sebastiani ne abbia smentito una partenza, un inserimento nell'operazione di Scognamiglio che in Umbria ritroverebbe Serse Cosmi, un'operazione che nel caso poi imporrebbe al Pescara l'innesto di almeno 2 difensori centrali.